Buonasera dal Pallaferrarin di Breganze. È sabato 7 ottobre. Fra qualche minuto inizia il massimo campionato di Serie 1 che vedrà opposte la locale formazione del Veneta Lab Breganze al centro Porsche Firenze Versilia Forte, Hockey Forte dei Marmi. Giacciale, calma, tener palla, però poi c'è un anticipo di Pinazzar, poi Francesco Compagno, la parata di Marco Zanfi, alta pin, ci arriva. Per Breganze non è una buona notizia, ci arriva ribattuta Francesco Pinazzar, settimana, quindi ha bisogno di qualche conclusione. Qui un assist al bacio di Mattia Cocco per la conclusione di prima intenzione di Facoposito. Ma siamo dall'altra parte con Torner che non perdona, 9-0-6, raddoppia Forte di Marmi. Dopo che Breganze aveva impensierito con una buona iniziativa 3-3, ma rapidamente i giocatori di Alessandro Bertolucci non giocano subito la palla, cercano subito le accelerazioni. Qui, e qui c'è una rete di Federico Ambrosio dopo la traversa colpita da Elia Cinquini. 3-37 con Francesco Rossi dietro la porta, difesa da Marco Zanfi, c'è Pietro Gil. Attenzione, conclusione, il tiro di prima intenzione, Francesco Rossi a 24-26, nemmeno 30. Andrea Dalla Valle, la palla vagante, ci va Pietro Gil, viene colpito da un'ancata da Andrea Dalla Valle. Il signor Gian Gregorio non concede sconti. Il fischio, la finta di tiro di Francesco Compagno, insistita, e la rete. Si sblocca anche Francesco Compagno, scrive ai marcatori di questo campionato anche il numero 77. Attenzione, qui una palla vagante, esce dai pali Marco Zanfi, molto attento. Attenzione, qui la palla vagante, arriva Elia Cinquini e mette a segno la sesta rete per Forte di Marmi. Ramiro Torres, qui cerca una trottola. Qui una giocata di Magata, autentica Magata. Il gol più bello, cost to cost, trottola con una mano, Pedro Gil. Ora produrre una nuova azione, giocano a due tocchi a memoria quelli di Alessandro Bertolucci. Inserimento di Enrico Torner, cade purtroppo, e qui c'è il gol. La classica giocata di Forte, la doppietta di Federico Ambrosio. La capacità di recuperare immediatamente palla non appena entra per un attimo in possesso degli avversari. Qui c'è uno scambio con una triangolazione da dietro porta per Francesco Pinazzar, doppietta anche per lui, e qui il punteggio si fa sempre più pesante, 11-21, sicuramente importante. Ha registrato il ritorno in A1 e la vittoria della Coppa Italia di A2. Qui c'è una palla persa però da Mattia Cocco, se ne va Federico Ambrosio e segna subito, 10-0, in doppia cifra Forte di Marmi, tripletta per Federico Ambrosio. Non ci voleva questo errore. Si parte al fischio dell'arbitro. Eccolo qui. E finta di fare un posito. E c'è mancato un altro. C'è mancato veramente il sigillo finale. L'aveva spostato adeguatamente.